Manovra, testo blindato in aula anche domani. Referendum, l'Unione Europea non avrà conseguenze peggiori della Brexit. Istat, più di un italiano su quattro a rischio povertà. Il testo della manovra non si riapre, si vota. Quello della Camera lo afferma il capogruppo del PD in Commissione Bilancio al Senato, Giorgio Santilli, in apertura dei lavori sulla legge di bilancio. Noi chiederemo al capogruppo di fare il più presto possibile, sottolinea l'esponente del Partito Democratico, tecnicamente può andare in aula domani. La crisi politica provocata in Italia dal referendum costituzionale non avrà per l'Unione Europea conseguenze peggiori di quelle della Brexit. È l'opinione della Commissione Europea espressa durante il briefing con la stampa a Bruxelles del portavoce capo Margaritis Schinas. Più di un italiano su quattro è a rischio povertà, lo rende noto l'Istat nell'analisi condizioni di vita e reddito riferita al 2015. Si stima che il 28,7% dei residenti in Italia si trovi in almeno una di queste condizioni: rischio di povertà, grave deprivazione materiale, bassa intensità di lavoro. La Corte Suprema polacca ha confermato la decisione della Procura di Cracovia di non autorizzare l'estradizione del regista Roman Polanski negli Stati Uniti, dove il cineasta è accusato di stupro nei confronti di una minorenne. L'83enne premio Oscar si era dichiarato colpevole nel 77, era fuggito in Europa nel 78 e da allora ha vissuto in Francia, Svizzera e Polonia. E per questa edizione è tutto, arrivederci.